I'm standing here, I'm coming clean with my hands on my face, I'm on my knees. Wanna hold your hand, touch your skin, feel the warmth of your fingertips. I will not go, I will not leave. This is all of me, you're a part of me. Ciao ragazze, allora come ogni mese video in collaborazione con Ely Style, a cui do un bacione enorme, ringrazio tantissimo. Qua sotto nell'info box vi lascio il link diretto al suo video, per chi non sapesse ancora di cosa si tratta, perché magari vi siete iscritte o iscritti da poco, vi do giusto una breve spiegazione. Praticamente facciamo la top 10 dei prodotti che ci sono piaciuti di più in questo periodo, appunto, però includiamo veramente qualsiasi cosa, quindi possiamo mettere capi d'abbigliamento, accessori moda, applicazioni, cibo, veramente qualsiasi cosa, perché comunque all'interno di un periodo ci possono appunto piacere svariate cose. Allora, perché no? È anche una cosa carina, perché ci facciamo conoscere un pochettino di più, facciamo anche vedere le nostre passioni, diciamo così. Allora, iniziamo subito. Inizio appunto subito con un cibo, ed è questa, la merendina pan di stelle, che sicuramente conoscerete benissimo. Io sinceramente non sono un amante di merendine, ma neanche da piccola ho mai mangiato le merendine, non me le portavo neanche alla scuola, perché non lo so, ma non per un fatto di ingrassare, perché non ci pensi proprio a quelle cose da piccolo, però così non mi hanno mai ispirato, ecco, è meglio così, perché non bisogna essere dipendenti dalle merendine. Però ogni tanto mi piace, giusto così, magari dopo cena o al mattino quando mi sveglio, se non voglio prendere la mia solita colazione, faccio questo sgarro alla regola e mi mangio una merendina. Però tra tutte le merendine che ho provato, questa è quella che mi piace di più, perché è piccolina ed ha un gusto buonissimo. Poi vabbè, devi essere amante del cioccolato, perché è una merendina al cioccolato, però mi piace tantissimo. L'unica cosa è le stelline, a volte le tolgo perché non so se si possono vedere, ma queste stelline qua sono praticamente zuccherini. Io ho sempre odiato gli zuccherini, quindi quando voglio a volte le tolgo e le butto via, perché così. Mi dispiace non aver provato ancora il mooncake, però non l'ho mai visto. L'ho visto una volta al supermercato, ma poi boh, è sparito, non so, magari non è piaciuto, l'hanno tolto dal mercato, purtroppo, non lo so. Comunque mi ispirava tantissimo, perché era anche quello lì piccolino, ma sembrava proprio cremoso dentro, e vabbè, fa lo stesso. Poi, altra cosa un po' diversa dal solito, è appunto un'applicazione dell'iPhone. State tranquille che poi vi faccio anche il video di cosa c'è sul mio iPhone, soltanto che in questo periodo veramente pochissimo tempo, e quindi sarà una cosa un po' più lunga, però sapete che io quando prometto una cosa poi la mantengo, anche se non subito, però ve lo faccio questo video. Allora, praticamente l'applicazione che mi piace tantissimo, che sto utilizzando tantissimo, è, oddio cosa ho fatto, è Instagram, che è questa qua. Sicuramente la conoscerete benissimo, meglio di me, perché veramente ormai tutti sanno di cosa si tratta. Comunque vi faccio una breve spiegazione. Praticamente tu ti crei un profilo su questa applicazione e da qua poi puoi inserire tutte le foto che vuoi. Tu fai una foto all'istante, oppure puoi anche prendere dalla tua libreria delle foto che hai già salvate qua da tempo, e poi appunto le carichi su questa applicazione, e tutti quelli che ti seguono possono appunto vedere le tue foto, commentarle, fare like, le solite cose tipo Facebook, ecco. Però questa è solo rivolta alle fotografie. È una cosa un po' carina, un po' diversa dal solito. Io la uso tanto soprattutto perché magari, che ne so,
A volte mi chiedete il tutorial di un determinato trucco, oppure mi chiedete, siete curiose di sapere che cosa mangio, che cosa cucino. Allora, mentre sono lì, io faccio la foto e la pubblico subito, così vi mostro tutte le cose che mi chiedete, perché magari non ho il tempo di fare un video su quella cosa specifica e quindi mi è più facile e veloce farlo qua tramite foto. È una cosa molto carina, molto veloce. Qui appunto ci sono alcune mie foto. Qua sotto comunque vi lascio anche il link per iscrivervi a questo, così se volete seguirmi anche lì vedete appunto ogni tanto quello che voglio fermare nelle immagini. Poi vi voglio far vedere questo, che è il pennello di per eyeliner di Avon, e questo è il pennello per eyeliner che amo di più tra tutti quelli che ho, perché ha le setole, non so come spiegarvi, morbide e dure allo stesso tempo, nel senso che quando vado a prendere il prodotto e lo vado poi ad applicare non mi fa male, perché c'è un pennello che ho che quando vado ad applicare l'eyeliner mi fa un po' male perché ha le setole troppo dure, invece questo qua per niente, quindi mi trovo veramente bene. Poi sono dure allo stesso tempo perché appunto rimangono in linea, quindi non vanno a separarsi, non vanno a fare poi delle strane linee che poi mi vanno a rovinare il trucco. Quindi io questo qua ve lo consiglio se non avete ancora pennelli per gel eyeliner. Io vi consiglio questo qua di Avon, che non costa neanche tantissimo, e io tra tutti quelli che ho è quello che preferisco, perché appunto è duro e morbido allo stesso tempo, non so come altro spiegarvelo. Poi altro prodottino che mi è piaciuto tantissimo è questo smalto qua, cioè questa linea qua, questa marca NYC, New York Color, ed è la sottomarca, diciamo così, della Maybelline, ed è fantastica. Mi sono trovata benissimo, perché sono smalti che almeno sulle mie unghie durano anche 5 giorni, e 5 giorni è tanto per una che deve lavare i piatti, fare le faccende di casa, quindi utilizza tantissimo i prodotti, e sapete che i prodotti rovinano le unghie. Io senza dovermi mettere i guanti devo dire che con questo mi sono trovata bene, proprio perché non mi è saltato mai lo smalto. E vi ho voluto però far vedere questo tra tutti quelli che ho di questo marchio, perché questo è il mio preferito, ve l'ho già parlato quando l'ho comprato, l'ho già usato 2 o 3 volte e mi è piaciuto tanto, perché guardate che bello che è, cioè è luminoso al massimo, ha sia le paillette che i brillantini, ed è veramente una meraviglia. Se volete questo qua è il 105. Io ve lo consiglio perché è veramente bellissimo. Poi, altra cosa, altro prodotto per le unghie, sono due ma valgono per uno, e sono questi qua che sono i rinforzanti unghie di Avon. Sapete che io a dicembre ho avuto questo problema dello sfaldamento e indebolimento delle mie unghie. Devo dire che utilizzando questi due, li ho usati tutte e due perché li ho alternati, quindi una volta usavo questo, un'altra volta usavo quest'altro, così. A me piace comunque alternare il prodotto per non dico stressare le unghie, però così è una cosa mia. E ho utilizzato questi due prodotti e vi devo dire che appunto nel giro di un mese e forse qualcosina in più si sono indurite. Infatti io sono contentissima perché finalmente prossima settimana posso farmi di nuovo la ricostruzione, e non vedo l'ora, perché non vedo l'ora. E quindi anche questi due prodotti io ve li consiglio. Adesso sapete che io sono presentatrice Avon, ma sapete anche che io non sono campanilista, perché se mi piace un prodotto anche di Essence, di Kiko, qualsiasi altra, o non mi piace Avon, io ve lo dico. Però
avendo provato questi qua, vi devo dire che mi sono trovata benissimo, e quindi perché non consigliarli a chi ha questi problemi di sfaldamento, comunque vuole rinforzare un po' le proprie unghie. Questi sono due prodotti simili ma diversi, perché questo qua opacizza moltissimo l'unghia e la lascia di questo colorino qua molto naturale perlato, mentre questo qua, avendo negli ingredienti dei pezzettini di oro, rimane un po' più lucido, però non aspettatevi che rimanga tutta brillante, ma giusto una patina un po' più lucida rispetto a questo che rimane opaco. Altro prodottino per le unghie, e ultimo per le unghie, è questo qua, questo solvente della Essence, quello proprio apposito per nail art. L'ho usato, ma non tantissimo, perché appunto sapete che io ho sempre fatto ricostruzione unghie, quindi questo si usa soltanto con gli smalti, però appunto ve lo consiglio e mi è piaciuto tantissimo, proprio perché in questo periodo ho usato solo gli smalti, perché è l'unico, almeno tra quelli che ho provato, che rimuove molto velocemente, con giusto una o due passate, questi smalti con glitter o comunque questi un po' più con delle cosine dentro. Quindi, oddio, mi stava cadendo. Questo qui è eccezionale, veramente, tra tutti quelli che ho provato, questo rimuove veramente con facilità e velocità questo genere di smalto qua. Ho fatto mille rime insieme, vedete che poetessa. Poi, altro prodottino, questa volta per la cura del corpo, è questo bagno doccia di Avon, che è buonissimo, e ve ne voglio parlare un attimino, perché questa profumazione qua, che è quella arancia e frutti rossi, è identica, uguale se non identica, alla profumazione che era uscita in edizione limitata, sempre di Avon, a Natale, quindi quello sparkling, non mi ricordo cosa, comunque era scritto sparkling enorme, della linea Senses, è praticamente uguale. Infatti, se ve lo siete perso e amate questi profumi molto forti, molto invernali, che ricordano un po' il Natale, questo qua è identico, quindi ve lo consiglio, è buonissimo. L'ho iniziato da qualche giorno, però io questi qua, diciamo che me li bevo, perché facendomi il bagno e non la doccia, sapete che si utilizza un po' più il prodotto, quindi questo, dopo due volte che l'ho usato, è già arrivato così. Comunque è buonissimo, questo ve lo consiglio. Comunque questa linea qua ve la consiglio, perché è eccezionale. I profumi rimangono sia quando ti passi la spugna sul corpo, ma sia dopo, quando ti vai ad asciugare, tu ti annusi la pelle e senti questa profumazione fantastica. Poi, altra cosina che mi è piaciuta tantissimo, ho letto questo libro qua, quello Bellezza, di questa serie ce n'è, di questo ce n'è una serie, tipo, non so, c'è il libro sull'amore, sulle feste, sullo sport, sul cibo, quindi birra, caffè, cioccolato, sushi, tè, vino, il Natale, eccetera, eccetera. Sono mini libri, questo qua mi è stato regalato a Natale, che comunque, pur essendo piccolini e neanche tanto spessi, spiegano benissimo l'argomento di cui si tratta. Quindi questo qua era riferito alla bellezza, e qua appunto viene descritto come curarsi, come trattare il proprio corpo, come curare gli inestetismi, i brufoli, come riconoscere la propria pelle, tutte queste cose qua, dei problemi, come avere il rimedio, ed è un libro che veramente scorre velocissimo, perché è piccolino, poi non è neanche scritto, vedete, tanto tanto piccolo. È una lettura simpatica, veloce e anche istruttiva, quindi vi consiglio questo. Non vi so dire il prezzo perché c'è il bollino e non ho voluto guardare, però penso che costi sui 8-9 euro, non penso di più.
Poi ci sono ancora due cosine, questo ve lo faccio vedere chiuso, anche se sto, perché ne ho comprati due, però quello aperto non si capisce niente, quindi vi faccio vedere questo. Sono queste candeline qua che ho preso all'IKEA, ne avevo prese appunto due confezioni, adesso ne sto usando una, questa è ancora sigillata. Questa qui è quella ai profumi frutti rossi, che è fantastica anche con la carta. Io non so perché, ma quando vado all'IKEA, quando vedo i purpurri o queste candele, il profumo si sente nonostante siano incelofanati, quindi una meraviglia, perché io questo lì è annuso, mi piace tantissimo. Sapete che io adoro le profumazioni per la casa, per l'ambiente, quindi sono sempre lì ad annusare. Questo qua è buonissimo. Io queste candeline qua, che si possono anche mettere nell'acqua, fare qualche decorazione per la tavola, eccetera, le uso nei miei weekend romantici. Quando apparecchio mi piace mettere la candelina. E appunto all'IKEA ho anche comprato il portacandele, che è doppio, perché da questo lato si possono mettere questo genere di candele qua, mentre di qua si mette la candela quella lunga classica, però mi fa un po' da tristezza la candela da sola, così allora metto le candeline in questo. Di questi ne ho presi 4 o 5, sono in vetro, sono molto carini, fanno anche la loro bella figura sulla tavola. E quindi niente, vi ho anche detto delle mie cosine. E ultima cosa che ho ricevuto al mio onomastico è una cosa che sapete che desideravo da tanto. Me l'avete già vista in alcune foto su Instagram, me l'avete vista su Facebook, l'ho anche postata appunto sulla fanpage, però non ve l'ho ancora mostrata e adesso posso mostrarvela, secondo me qualcuno di voi ha già capito. Ed è questa, tadan, finalmente ve la posso mostrare, finalmente ce l'ho tra le mani, ed è la borsa che desideravo tantissimo, lo sapete anche voi, di Stradivarius. Questo è stato un regalo graditissimo, sono contentissima, è stato il regalo più bello in assoluto, perché veramente la volevo. E adesso è nella versione con la sua catena, poi sapete che questa qua si può utilizzare anche a mano, adesso è aperta, però a mano, oppure a tracolla, però la tracolla l'ho lasciata di sopra perché appunto ultimamente la sto usando più in questo modo qua, e la sto usando la sera perché di giorno, per il giorno ne ho comprata un'altra proprio qualche giorno fa, quindi poi quando farò il video di cosa c'è nella mia borsa penso che vi farò vedere cosa c'è nella borsa che uso tutti i giorni, perché questa qua adesso la uso nel weekend, quando esco al pomeriggio con le amiche, un po' più per le occasioni diciamo. Ed è fantastica perché ha queste borchiette, ha la cernierina qua, poi è divisa in due scomparti, questo qua è aperto, ve lo faccio vedere perché tanto è vuoto, con la cernierina solita qua, e di qua c'è poi un altro scomparto uguale. È veramente comoda, bella, pratica, quindi grazie a Sara, mia cugina, che me l'ha regalata e sono contentissima. Niente, questi erano tutti i miei prodotti che mi sono piaciuti in questo periodo. Come avete visto ho spaziato un po' di qua, un po' di là, però è anche divertente, io mi diverto tantissimo a fare questo genere di video perché mi piace anche poi, sapete che a me piace parlare, quindi mi piace anche poi raccontarvi la storia di ogni singolo prodotto, quindi spero di non avervi annoiato, scusatemi come al solito il video troppo lungo, però io ve lo dico sempre, mi piace chiacchierare, mi piace farmi conoscere, poi sapendo che dall'altra parte c'è qualcuno che mi segue, che gli fa piacere sentirmi dire consigli o sentirmi dire le cose, io sono contentissima, quindi grazie che mi ascoltate nonostante i miei video lunghissimi. E ringrazio ancora tantissimo Ilaria, questo video vi aspetta poi al prossimo mese e noi invece ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!